Minasan, konnichiwa. Anche oggi mi è capitato un argomento molto difficile. Senti questo. Ci può essere un vero perdono senza la riconciliazione? Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate e datemi un feedback, no? Feedback via chiamata, messaggio, sui social. Vorrei sapere cosa ne pensate di questa domanda. Che cos'è la riconciliazione? Secondo il dizionario Treccani, la parola riconciliare significa riunire insieme, rimettere d'accordo, far tornare in pace o in buona armonia, procurare nuovamente, far riprendere o riacquistare. E qua diventa dura. Già perdonare si fa fatica, figuriamoci ritornare in buoni rapporti, in buona armonia. Invece anche qua arriva Dio e mi spiazza di nuovo. Gesù ci perdonò quando sulla croce disse: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E non soltanto parlava ai soldati davanti a lui, ma a tutte le generazioni che si sono susseguite fino ad arrivare a me e a te. Perché sì, anche i nostri peccati l'hanno portato sulla croce. E guardate, questa è una bomba. Gesù ci perdonò ancora prima che noi potessimo chiedergli scusa. E non soltanto, leggiamo. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliato con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Secondo Corinzi 5, 18 a 20. Solamente in questo passo leggo 4 volte la parola riconciliazione. Cristo non soltanto ci ha perdonati, lo fa ancora, ma si è messa in gioco per la riconciliazione ancora prima che noi, che siamo colpevoli, facessimo il primo passo. Allora cosa ti aspetti? Cosa aspetti ad afferrare la mano di Gesù? Quello che hai fatto non cambia il modo in cui Dio ti vede. È sempre lì a essere tuo amico, e non soltanto, ma il tuo migliore amico. Questo per me, no? Questa per me è la buona notizia. Il testo dice che siamo chiamati ad alleggerire i pesi, i sensi di colpa, di inadeguatezza delle persone, no? Grazie a questo atto d'amore di Cristo. Allora, alla domanda iniziale, no? Ci può essere un vero perdono senza riconciliazione? Beh, a perdonare ci vuole solamente una persona, perché per perdonare ti libera. Per la riconciliazione invece ci vogliono due persone. Il resto a te.